La pianura. La pianura è un territorio prevalentemente pianeggiante, alto non oltre i 200 metri. Il colore sulla cartina è il verde. Iniziamo questo viaggio alla scoperta del paesaggio pianeggiante, per scoprire elementi caratteristici, clima, flora, fauna e attività dell'uomo. Molto spesso la pianura nasce come palude, cioè un territorio dove i corsi d'acqua non sono regolati e si creano stagni, pozzanghere, acquitrini, dove non è possibile né vivere né coltivare, anche perché possono svilupparsi zanzare e malattie. Ecco che l'uomo ha imparato a bonificare, a rendere buono. Significa regolare le acque, in modo che i terreni siano irrigati nella giusta maniera e i canali non possano straripare grazie agli argini. In questo modo si possono anche costruire edifici, vie di comunicazione. La pianura è sicuramente il paesaggio più modificato dall'uomo. Possiamo definirlo fortemente antropizzato. Tendenzialmente, troviamo tre tipi di paesaggio in pianura. Il paesaggio urbano con città e zone industriali. Quello agricolo con vasti campi coltivati. E alcune aree protette con il paesaggio boschivo e paludoso. Come probabilmente hai capito, in pianura è fondamentale saper gestire i corsi d'acqua. Un fenomeno che può avvenire è quello delle risorgive. Se conosci il ciclo dell'acqua, infatti, sai che possono crearsi falde acquifere, che possono riaffiorare anche in pianura, con il nome di risorgive. Quali sono gli elementi tipici del paesaggio pianeggiante? In pianura troviamo ferrovie, strade, insomma, vie di comunicazione, proprio perché il terreno favorisce i mezzi di trasporto. Per esempio, un treno in salita avrebbe molta difficoltà. In pianura nascono quindi zone industriali, perché sono vicine alle strade principali, alle ferrovie, alle superstrade e possono trasportare più facilmente i materiali e le merci. Tipici del paesaggio pianeggiante sono anche i tralicci per l'elettricità. Si possono trovare anche delle cave. Il clima in pianura è umido, con estati calde e afose e inverni freddi. Proprio a causa dell'umidità, spesso si forma la nebbia e a causa dell'inquinamento atmosferico causato dalla presenza di industrie può generarsi lo smog. Come hai visto, l'uomo costruisce molto in pianura, quindi la flora e la fauna selvatica sono ridotte, almeno che non ci si trovi in cosiddette aree protette, dove l'uomo non può costruire e soprattutto non può cacciare. In generale, quindi, possiamo trovare salici, tigli, se vicino ai corsi d'acqua, anche canneti, e possiamo anche trovare serpenti, uccelli, rospi, i tipici animali delle zone paludose. Parliamo adesso delle attività dell'uomo in pianura. L'uomo, come già visto, sfrutta il territorio pianeggiante per le vie di comunicazione, per la costruzione di zone industriali. Di queste, molte sono industrie alimentari che sfruttano la vicinanza alle colture intensive. Infatti, in pianura troviamo tantissime coltivazioni, molti frutteti, tantissimi campi di cereali come grano, orzo, avena, riso, mais. In pianura ci sono anche molte serre e vivai. Oltre all'agricoltura, ovviamente, c'è anche l'allevamento.
Infatti, gli animali che si vedono in pianura sono legati a questa attività. Soprattutto mucche, maiali, pecore e pollame. Dall'antico utilizzo agricolo e di allevamento, in pianura troviamo spesso antichi cascinali o masserie. Questi possono anche essere trasformati in agriturismo. Quindi, ricapitolando, il paesaggio pianeggiante mostra fortemente la mano dell'uomo e sfruttare il terreno omogeneo crea vie di comunicazione, zone industriali accanto ad esse e intensifica l'attività agricola.